E vabbè, a me piace giocare facile, Franci, tu lo sai, mi piace giocare in casa, tra virgolette, nel senso che tu lo sai, sono di Salerno, però adesso siamo approdati ad Agropoli, Piazza della Mercanzia, e mi piace giocare in casa perché noi siamo clienti fissi appassionati. Quindi sei a casa? Sono a casa e siamo in particolar modo con il Franci al Sushue, che Franci potete vedere, il Franci, Franci contro Franci. Infatti direi che è perfetto, oppure Franci al quadrato, scegli Franci tu come più... No, Franci al quadrato mi piace di più. Noi abbiamo già fatto il divano, ci avete visti, ci siamo fatti le risate, però adesso... Noi abbiamo mangiato anche il sushi, tu invece non c'eri. E infatti adesso è arrivato il momento di preparare qualcosa per me, perché mi sembra giusto... L'intervista. L'intervista, perché non sono interista. Sei milanista. No, non sono interista. Però sei, è vero, dobbiamo fare una bella intervista, però tu non sei a disagio quando io ti faccio un'intervista, perché ormai anche tu ti senti proprio come se fossimo in famiglia, ma è tutto a posto, bello l'incidente di percorso che ci sta. E quindi, Franci, ricordiamo ai nostri amici cosa fate qui, perché il sushue qualcosa mi sottolinea, mi fa venire alla mente, però molti amici non lo sanno. Facciamo il sushi. Bene, sì. E anche le poke, mi sa. Sì, anche le poke. E poi facciamo anche qualche altra sfizioseria che dovete venire a scoprire, però. Tipo bao, qualcosa del genere? Bravissima, facciamo anche i bao. E che cosa ci mettete dentro questi bao? Come li fate? Li facciamo col pesce, perché noi esclusivamente lavoriamo il pesce, quindi... Siamo sul mare. Siamo sul mare, peschiamo e facciamo... tutto velocemente. E poi la Madonna del ci protegge. Ci protegge, facciamo tutto. L'avete vista, insomma, questa sera. Sì. Soprattutto Franci ce l'ha annunciata in un modo molto particolare prima, durante il divanone. Fatto una bella ripresa che la Madonna merita. Giustamente. Erano 2 anni di pandemia che non usciva. E ci ha salvati, perché siamo ritornati. Siamo ritornati, è andata a mare, quindi sarà tutto. Anche lei è andata a mare. Eh sì, certo. Sono 2 anni. Però non si è messa in costume. No, in costume no. La Madonna non mai in costume. E allora, cosa prepariamo ai nostri amici? Cosa possiamo consigliare di provare qui al Sushue? Allora, sicuramente il sushi è buonissimo. Anche perché il pesce è buonissimo. E non perché lo dice lui, ma perché è vero, eh. Poi abbiamo una sushi chef bravissima. Che voglio conoscere. E dopo magari te la presento. Entriamo dentro dopo. E oltre alla cucina facciamo sempre i nostri super cocktail. Però dall'anno scorso noi abbiamo un barman di eccellenza, conosciutissimo nella zona, che è Vito. E allora adesso entriamo, perché dobbiamo entrare a conoscere la sushi chef e Vito, che già sta entrando in cucina. Quindi venite con me, io e Franci, Franci contro Franci, entrano in cucina. Andiamo in cucina. È arrivato in soccorso anche il nostro Alex, quindi adesso ce li abbiamo. Si può dire per intero ce li abbiamo, i due soci, non sono più divisi, sono insieme, perché non sanno stare separati dal quinto superiore, hanno deciso di continuare. Dalla prima media. Ci avete ragione, dalla prima media. Il quinto superiore è quando vi hanno cacciati dalla scuola e non hanno fatto più le gite scolastiche, lo sapete. L'ho capito anche io, e quindi adesso chi mi portate a conoscere? Ci hanno promosso per disperazione. Ma chi mi porti a conoscere? La sushi chef. E vediamo, se non la facciamo venire qui la sushi chef. Eccola qua, vieni Franci, vieni Rosi, Francesca, piacere, Valeria. La sushi chef, ti hanno presentata così. Lei è ucraina, non è che parla italiano tantissimo. Oh, bellissimo, allora fammi capire che cosa dici in italiano, cosa sai dire in italiano. L'ho messa in difficoltà, però io voglio solo sapere qual è il piatto che le piace di più preparare in merito al sushi, cosa ti piace preparare? Questo menù, diciamo che l'ha fatto tutto lei, quindi. Ok, allora. Che ha fatto lei, quindi. Vedi, Alex, ci volevi tu, ci mancavi tu. Io credo che questo qua sia il pezzo forte. Il sushi è hot mandorle, perché c'è riso Philadelphia. Sarebbe poi la tempura di mandorle, le mandorle che si friggono e si mettono sopra il roll. Consigliato da Alex GPS. No, questo è il suo pezzo forte. È il tuo pezzo forte, quindi raccomandato, facciamo così, guarda. Pure Maria è ucraina. Vieni qua, Maria. Siamo per l'Ucraina. Mi sembra anche giusto, direi che è il modo più giusto, soprattutto per questo periodo, perché è vero, siamo usciti da un periodo, ne siamo entrati in un altro, però è bello sempre vivere... È bello sapere che loro ci stanno dando una grande mano. Assolutamente ci stanno dando una grande mano. Nella sfortuna, perché si trovano qua solo per dei motivi che sappiamo tutti.
però ci stanno dando una grande mano. E poi vi siete trovati l'uno sulla strada dell'altro, è bello che loro hanno trovato voi e voi avete trovato loro, e quindi si è creata questa sinergia, che bello. Quindi che belle le ragazze, bellissime, Maria e, ricordami, Valeria e Maria. Valeria e Maria, ho detto Maria, mi trovo bene, quindi adesso le lasciamo all'opera perché stavano continuando un po' a preparare, quindi mi sembra giusto togliere il disturbo, tra virgolette. E quindi com'era quello che mi hai consigliato, Alex? Hot? Sushue Hot Mandorle. Eccolo là, e invece c'è Vito che scappa e non si vuol far intervistare. Uno dei barman vecchio stile. Allora, il nostro Franci l'ha chiamato in un modo speciale. Spavito barmacista. Barmacista. Barmacista, è come una farmacia dei cocktail, capito? E com'è nato? Com'è nato questo nome? Com'è nato il nome? È perché diciamo che la farmacia dovrebbe essere che ti cura, e invece lui con i cocktail ti cura la stessa idea della farmacia, invece barmacia. Ha un dottorato nei cocktail. Dottorato nei cocktail, e quindi con il dottorato nei cocktail salutiamo i nostri amici e diciamo perché devono venirci a trovare al Sushue. Berrete benissimo. Perché c'è il barmacista. Perché c'è il barmacista. Quindi è anche curativo, eh? Cura la mente e il Covid, anche Covid non c'è più, basta Covid, finito. Poi perché ci sono le sushi chef migliori che possano essere. Poi abbiamo le sushi chef top. Perché si mangia benissimo. Ottimo. Abbiamo una cantina che ce le invidiano tutti. E Rosario ve l'ha fatta vedere. E poi c'è Alessandro che è bellissimo. C'è Franci, io che gioco a padel e sono simpatico. E hai visto che magliettina che si è messo Snoopy, che gioca a padel, ne sa sempre una più del diavolo. E quindi ragazzi, da Piazza della Mercanzia, dal Sushue è tutto, noi vi aspettiamo. Venite, venite, copiosi, copiosi. Ciao. Ciao.